nell'occhio. Siamo, perché abbiamo le luci negli occhi. Perfetto, grazie. Va bene. Credo che Eva Cantarella non abbia bisogno di presentazioni. E se ne trovano fortunatamente anche poche sue biografie su internet. Come sapete, è una grande grecista e ha pubblicato saggi sul diritto e sugli aspetti sociali del mondo greco e romano. È stata professore ordinario di istituzione di diritto romano e di diritto greco all'Università Statale di Milano, è stata visiting professor in molte università nel mondo, e grande ufficiale della Repubblica Italiana, nominata nel 2002 da Carlo Azeglio Ciampi. Ha vinto, tra i tanti premi che ha vinto il premio Bagutta. L'ultimo libro che io conosco, cioè che di cui io sia a conoscenza, ma forse c'è qualcos'altro dopo, è quello dedicato a Pompei. È l'ultimo. L'ultimo. Con una collega... Archeologa. E diciamo, questa denuncia che Luciana Iacobelli del 2013, credo che sia Pompei è viva, che credo che sia una grande denuncia rispetto a quello che sta accadendo, una giusta e grande denuncia rispetto a quello che sta accadendo a Pompei. E forse ci racconterà, non lo so, Eva, qualcosa su... sul cibo anche in relazione a Pompei e... In relazione a cos'era Pompei. Abbiamo scambiato due chiacchiere prima, non so bene di cosa ci parlerà, e questo è bello, così sono curiosa anch'io, rimango come dire... colpita e al tempo stesso assorta di quello che ci racconterà Eva. Credo che si concentrerà sulla differenza di ciò che accadeva nella Grecia antica e nella Roma antica. Mi piacerebbe una precisazione sul il cibo in rapporto alle classi sociali, cioè a quali classi sociali ci stiamo riferendo e alle differenze di genere. E dato che il titolo è Il cibo condiviso da rito a occasione sociale, mi piacerebbe capire di quale rito stiamo parlando, perché normalmente quando parliamo di rito, così banalmente, ci lo associamo anche forse stupidamente al rito religioso, mentre non è così sia nella Grecia antica sia nella Roma antica e neanche oggi. E poi in che senso intrattenimento sociale, cioè questo passaggio, questa forse anche come dire, non sono un out, non c'è auto rito, auto intrattenimento sociale, sempre entrambi gli elementi sono stati presenti nell'uso tra virgolette del cibo. E poi mi piacerebbero due parole sull'attualità, scambiandoci appunto le opinioni. Si parlava di cosa succedeva alle terme e cosa può succedere oggi in una spa. E non solo, ecco. La parola a Eva Cantarella, vi ringrazio di essere qua.
Grazie, grazie mille, grazie prima di tutto a chi mi ha invitato a questa bellissima occasione. È la prima volta che posso venire, devo dire che grazie a quelli che sono venuti naturalmente. Sono felice di essere qui in un ambiente così particolare, perché in questo giorno, ieri ho ascoltato alcune relazioni, stamattina altre, sono rimasta colpita dalla, nello stesso, intanto l'interesse, questa grande partecipazione di persone che si spostano da un'aula all'altra per sentire cose così diverse una dall'altra, che sono a un livello molto serio, molto importante, ma allo stesso tempo molto facili e comprensive tutte queste conferenze. Quindi prima cosa volevo veramente fare i complimenti agli organizzatori, oltre a ringraziarli, volevo ringraziare Nicla per le cose così gentili che ha detto di me, e comincio con rispondere ad alcune delle sue domande. Di quali classi sociali stiamo parlando? È vero, nel titolo di questa mia chiacchierata non c'è, qui stiamo parlando di classi sociali alte, delle classi sociali più alte sia in Grecia che a Roma. Qualche cosa sull'alimentazione e il cibo anche delle classi più basse si potrebbe dire, magari cercherò di dire qualcosa, ma il simposio e il convivio di cui mi occuperò riguardavano solamente le classi sociali alte, perché l'argomento di questa mia chiacchierata è allora l'assunzione del cibo, ma non l'assunzione individualmente, tutti gli aspetti. Ecco, ho sentito ieri alcune relazioni molto interessanti, per esempio Gabriella Tornaturi parlando dell'assunzione del cibo, ha messo in evidenza tutti i significati, le metafore, il valore, l'importanza dell'assunzione anche individuale. No, io voglio parlare dell'assunzione condivisa del cibo. Assunzione condivisa del cibo che non è però la condivisione familiare, non voglio parlare del pranzo o della cena in famiglia o con pochi amici che sono arrivati così, diciamo, informalmente. Voglio parlare delle grandi occasioni sociali che naturalmente in Grecia e a Roma, ma non solo in Grecia e a Roma, riguardavano le classi sociali più alte. E una delle cose che volevo mettere in evidenza, parlando di ritualità e di intrattenimento sociale, era la differenza tra la condivisione del cibo, ripeto, in queste occasioni, le occasioni solenni, in una civiltà e nell'altra. Perché troppo spesso quando si parla dei greci e dei romani li si mette insieme sotto virgolette classici, e certamente lo sono ambedue, però c'è una differenza enorme, ci sono molte differenze tra la Grecia e Roma che spesso sfuggono in tante cose. Anche in questo, anche soprattutto nel significato e nella funzione che assume l'assunzione del comune del cibo, cioè la diversa funzione sociale dei simposia, che sono, come sapete, i banchetti greci, e dei convivia, che sono i banchetti romani. Questo cercherò di questo cercherò di parlare. Ecco, parlando di rito, io certo, come dice Nicla, rito religioso e intrattenimento sociale e rito, ci sono sia i simposi che l'intrattenimento, il rito religioso non è necessariamente disgiunto dall'intrattenimento sociale. Gli unici conviti, chiamiamolo in italiano così comprendiamo sia i simposi che i convivia, che avevano anche una connotazione religiosa erano quelli greci, i simposia. Quelli romani erano solo un intrattenimento sociale, i simposia erano tutti e due. E la divisione stava proprio fondamentalmente in questo. E quindi vediamo di cominciare a dire che cosa, io direi separatamente, cominciamo con i simposia e poi arriviamo ai convivi. Allora, intanto cominciamo col dire la parola simposium, da sum pinein, vuol dire bere insieme. Il che non vuol dire che durante questi banchetti non si mangiasse, si mangiava, ma il momento centrale, fondamentale, era l'assunzione del vino, e poi vedremo perché. Che cos'erano più specificamente? Allora, erano delle riunioni rigorosamente di maschi, adulti e cittadini.
escluse completamente le donne, vengo al discorso che mi faceva Nicola sulla differenza di genere, escluse le donne cosiddette, oggi diremmo le donne per bene, perché dovete sapere che la distinzione fra donne per bene e altre, beh, la troviamo addirittura già in Omero. La prima opera letteraria dell'Occidente già ci insegna, già allora ci mostra che già allora c'era una suddivisione delle donne, che erano appunto le donne che vivevano in un oikos, protette da un uomo, che stavano in casa, che si comportavano bene, destinate alla riproduzione. In Grecia solo alla riproduzione biologica, a Roma anche alla riproduzione sociale, all'educazione dei figli. Comunque, quella era la loro funzione. Questa distinzione, naturalmente, torna in Grecia, e quindi ai simposia sono ammesse solamente alcune donne. Quali sono le donne che sono ammesse? Sono le etere, non sono ammesse le donne per bene. Queste sono occasioni maschili. Gli invitati ai simposi erano solamente, come dicevo, adulti maschi liberi, naturalmente, che però, siccome si trovavano per passare una serata insieme, mangiando e poi bevendo, successivamente bevendo, cantando e sentendo cantare liriche, delle quali poi parleremo, i famosi lirici greci di scolastica memoria, beh, sono poeti che scrivevano delle canzoni, delle musiche, proprio per cantarle durante i simposi. E quindi queste persone si trovavano per mangiare, per bere, per vedere spettacoli, donne che danzavano, e per chiacchierare piacevolmente in una prima fase del simposio fra di loro. Poi vedremo che la chiacchiera si trasforma in una cosa diversa, alla presenza di alcune persone che erano, interessante anche questo, le donne, alcune donne diciamo non per bene, le famose etere, e poi i ragazzi, i paides caloi, che erano giovani cittadini, ragazzi dai 12 ai 17 anni più o meno. E questo è importante perché la presenza dei paides è importante per capire la funzione dei simposi, che ve lo dico subito. Funzione dei simposi è quella, noi potremmo dire che è l'educazione civica dei giovani aristocratici greci, e quindi erano presenti i ragazzi perché erano i destinatari in fondo di questo insegnamento. Non era solo quello, ma era anche quello. Allora, le etere chi sono? Le etere penso che lo sappiate tutte, vuol dire compagne, sono delle donne che sono prostitute di mestiere, e che però non sono, i greci avevano una specializzazione, le prostitute di basso bordo si chiamavano le pornai, da cui ovviamente viene la parola pornografia, e invece le etere erano delle prostitute che avevano un minimo di educazione. Questo le distingueva da tutte le altre donne greche, perché le donne greche non ricevevano nessuna educazione. Le etere invece ricevevano un'educazione che era necessaria, ma era sufficiente, non di più di quello, a intrattenere gli uomini proprio in queste occasioni sociali come i simposia, in cui le mogli, le sorelle e le figlie non erano ammesse. Il paragone che si fa sempre è con le geige. Che però, attenzione, le geige non erano e non sono di mestiere prostitute. Poi può darsi magari che qualcuna faccia degli accordi con i presenti alle occasioni sociali a cui le geige partecipano, ma le etere invece sono proprio prostitute di mestiere. Sono prostitute che tra l'altro possono guadagnare molto, sono alcune, la famosa Frina addirittura voleva ricostruire le mura di Tebe abbattute da Alessandro a spese sue. Chiedeva solo che le si mettesse un cartello con su scritto sulle mura: Alessandro le distrusse, Frine le ricostruì. E ci fu una polemica che mi è venuta in mente quando si discuteva se bisognava mettere sul Colosseo il nome di Della Valle, che più o meno non è una prostituta naturalmente, però l'idea era quella, un privato che vuole mette, e lo facevano le prostitute allora. A volte si affittavano, facevano dei pool, allora c'erano dei gruppi di amici che affittavano un'etera per esempio per 3 mesi, 4 persone per 3 mesi, e davano l'esclusiva a quel gruppo. Ed erano abbastanza rispettate in un certo senso, sempre prostitute erano, va bene, comunque queste partecipavano perché rallietavano, sapevano parlare, cantare, ballare e via dicendo.
durante la cena, allora c'era una prima parte della cena durante la quale si mangiava, ma come vi dicevo, l'importante non era il cibo. L'importante era l'assunzione del vino successiva, e a questo proposito bisogna dire che la prima cosa che si faceva, allora, cominciamo col dire che al simposio si veniva invitati, si riceveva un invito e in genere si celebrava qualcosa, per esempio il famoso simposio di Platone, si fece per celebrare la vittoria di un giovane tragico che aveva vinto le ultime Dionisi, Agatocle, che aveva vinto le ultime Dionisi. Si riceve l'invito, a una certa ora ci si presenta a casa di questa persona e lì la prima cosa che si fa, meglio, non la prima, la prima cosa che si fa è una libagione di vino agli dèi, ecco. Perché dicevo, il simposio è un'occasione sociale che ha una forte connotazione, è un rito sociale che ha una forte connotazione religiosa, perché la prima cosa che si faceva era sacrificare il vino, libare il vino agli dèi, il vino che si sarebbe consumato durante la serata. Dopodiché si nominava un simposiarca, che era il capo del simposio, era quello che quella sera avrebbe deciso tutto, di che cosa si parlava, l'ordine degli interventi, i divertimenti che si sarebbero condivisi, ma soprattutto una cosa, che è la mescolanza del vino, perché i greci non bevevano mai il vino puro. Il vino greco pare fosse molto molto forte. Catone dice che era dovuto al fatto che l'uva veniva raccolta quando ormai il frutto era per coctus, cioè quando le foglie erano già cadute e i chicchi dell'uva erano così cotti, che il vino era troppo forte per berlo interamente. La mistura del vino in queste proporzioni è un aspetto importante, ma per prima cosa io vi vorrei leggere una poesia molto importante, perché ci dice quello che avrebbe dovuto essere un simposio, cioè è l'unica descrizione che abbiamo di un simposio, è di Senofane. Senofane è nato a Colofone attorno al 580 a.C., tra l'altro è un personaggio interessante perché è vissuto quasi centenario e a 92 anni componeva ancora delle bellissime elegie. E lui ci ha lasciato una descrizione dell'ideale, cosa avrebbe dovuto essere un simposio, e da questa descrizione emerge quello che vi dicevo, la necessità di libare, di sacrificare al Dio, quindi l'aspetto religioso. E Senofane dice: ora che il pavimento è ben pulito come le mani e le coppe, qualcuno appende corone intrecciate, qualcuno mette unguento profumato in una fiala. Un cratere troneggia pieno di gioia, altro vino è pronto che ci promette non mancherà per noi, dolce nelle brocche, un profumo di fiori. In mezzo l'incenso diffonde un profumo sacro, l'acqua è fredda, dolce e pura. Ecco dei pani biondi e una tavola degna di venerazione, carica di formaggio e miele abbondante. L'altare al centro, vedete, al centro c'è questo altare, coperto di fiori. Il canto risuona nella casa, così come la gioia della festa. I partecipanti felici devono, per prima cosa, celebrare il Dio, con racconti pii e parole pure, facendo libagioni e pregando di poter tenere un giusto comportamento, perché questo, quello conveniente, devono tenere, non compiere azioni fuori misura. Insistiamo su questo fuori misura e poi vedremo in che senso. È bene bere solo fino a quando si riesca a rientrare a casa soli, a meno che non si sia molto vecchi. È bene lodare chi tra gli uomini fa prova di un carattere nobile dopo aver bevuto, usando la memoria e la forza a fini morali.
e non cantare le lotte dei titani e dei giganti e dei centauri, invenzioni degli antichi, nelle lotte civili violente, perché da questo non si protrarre alcun profitto. Ed è bene avere sempre una buona intenzione presso gli dèi, verso gli dèi. Quindi vedete, questa è la descrizione ideale di questo rito, chiaramente appunto religioso, che deve, lo dice proprio esplicitamente, insegna a comportarsi bene, non bisogna cantare, non bisogna bere troppo e non bisogna ubriacarsi naturalmente, e non bisogna neanche cantare cose cattive, la guerra, gli scontri, no, bisogna avere buone intenzioni. Ecco, questo è molto interessante. Diciamo un momento però, prima di parlare del simposiarca e del vino, dove aveva luogo il simposio. Il simposio aveva luogo in una stanza che si chiamava Triclinio. Triclinio è sia la stanza sia il letto sul quale stavano sdraiati gli ospiti, perché gli ospiti venivano introdotti, si sedevano su dei letti che erano disposti in una stanza rettangolare, quadrata, quello che fosse, su tre lati. C'erano in genere tre letti per ogni lato, quindi nove letti. Su ogni letto stavano tre persone, ciascuna delle quali aveva i piedi rivolti verso il centro, così che tutti gli sguardi convergessero nello stesso punto. Tra l'altro al centro c'era una tavola di solito con i cibi, perché poi gli schiavi portavano in giro, e tutti fossero, ecco, e questa è un'altra differenza rispetto al banchetto romano, e diciamo che c'è una situazione egualitaria, tutti guardavano assieme, non c'erano posti privilegiati, c'è un aspetto egualitario in questa collocazione, nel plasman del simposio. Stavano sdraiati sul lato sinistro, col gomito appoggiato su un cuscino, e in questa mano tenevano un piatto, con l'altra mano mangiavano, prendevano con un cucchiaio da una specie di zuppiera comune, una minestra, quello che fosse, oppure gliela serviva uno schiavo, e poi prendevano con le mani invece i pezzetti di carne che venivano dati dagli schiavi e se li portavano alla bocca con le mani, perché le forchette non c'erano, questo era il modo in cui mangiavano. Vi dicevo, a questo punto possiamo immaginarli tutti messi. Questo era un banchetto privato, c'erano anche i banchetti pubblici, nei quali arrivavano, durante per esempio in occasione delle festività, si facevano dei banchetti presso i templi. Per esempio al tempio di Brauron, vicino ad Atene, c'è un famoso santuario, Atene Brauronia, nella quale sono stati trovati, tante stanze, tanti triclini nel senso di stanze, che si arrivavano a contenere più di 100 persone. Quindi non c'era mai una stanza, non è come oggi un grande buffet, una grande sala, no, erano tante sale, ciascuna con un numero limitato, regolarmente era 9 di persone. Allora possiamo immaginarli tutti lì a questo punto, e entra in azione il simposiarca, il quale che cosa fa? La cosa fondamentale è che deve stabilire la proporzione tra l'acqua e il vino. Perché? Perché il vino porta l'ubriachezza, l'abbiamo visto, Senofane dice non bisogna ubriacarsi, bisogna poter tornare a casa stando in piedi, però nello stesso tempo non bisogna ubriacarsi, ma c'è un problema. Nello stesso tempo il vino è un dono degli dèi, in particolare è un dono di Dioniso. E Dioniso, che è il dio dell'ebbrezza, ha anche insegnato ai mortali come mescolare il vino, la misura. E quindi bisognava mescolare, qual era la proporzione. La proporzione in genere era 1 a 2. Mi viene in mente, faccio un piccolo flashback, che già nell'Iliade si viene a sapere che il vino non va mai bevuto intero, sempre perché, non so se ricordate nel 9° canto dell'Odissea, quando lisse la storia del ciclope. Lui come riesce a vincere il ciclope? Lo vince perché è più astuto, naturalmente, ma lo vince anche perché lo ubriaca. E come fa a ubriacarlo? Lo fa perché
una persona durante, a casa della quale era capitata nel corso dei suoi viaggi, gli aveva dato un vino speciale che beveva solo lui, e però ne aveva dato a Ulisse dicendogli: mi raccomando, però devi mescolarlo una porzione di vino e 20 di acqua, perché sennò è troppo forte. Naturalmente Ulisse l'ha dato puro al ciclope, il quale è caduto ubriaco, e questo ha. Quindi già allora, vedete, in questa esagerazione dell'1,20 c'era l'idea della mescolanza del vino. Invece la mescolanza che si faceva nell'Atene del VI-V secolo era uno di vino e due di acqua. Però il simposiarca decideva, però non era proprio obbligatorio che la proporzione fosse 1-2, perché i greci odiavano l'alcol, consideravano l'ubriachezza una cosa da barbari. Barbari erano tutti quelli che non erano greci, naturalmente. Addirittura c'era un'espressione, bere come un'oscita, la bevuta scitica, che si trova spesso nelle fonti, è la bevuta di un'oscita che è un barbaro. Barbari erano proprio il sinonimo della barbarie, che si ubriacavano. Quindi i greci ritenevano assolutamente incivile l'ubriachezza, ma nello stesso tempo il vino, come vi dicevo, era un dono di Dioniso. E faceva del bene, perché dava una leggera ebbrezza che dava felicità. E quindi il problema era quello di bere vino, ma in misura adeguata. Adeguata a che cosa? Adeguata al livello di ubriachezza o di lucidità che si voleva mantenere in quell'occasione. Cioè, magari qualche volta si diceva: beh, stasera beviamo un po' di più, ecco. E quindi si mescolava in modo leggermente diverso. E questo lo decideva il simposiarca. E fissava anche qua, oltre alla mescolanza del vino, il numero delle coppe da bere, sempre a questo solito scopo. Qual era il livello di ubriachezza che si voleva mantenere. E quindi, ecco, io vorrei leggervi alcuni passi dei lirici, che molti li abbiamo, molti di voi li avranno letti anche a scuola probabilmente. Quando li leggiamo a scuola non sappiamo mai bene a che cosa servono. Servivano appunto, erano queste poesie, queste canzoni che venivano cantate durante i simposi, e ci danno informazioni anche sull'atteggiamento greco nei confronti del vino. Allora, per esempio, cominciamo con Alceo. Alceo, come sapete, è un poeta vissuto all'isola di Lesbo al tempo di Saffo, no? Saffo dal crine di Viola, come lui la chiama, e scrive: gli esperti riconoscono l'oro e l'argento al fuoco, ma è il vino che rivela lo spirito di un uomo. Quindi vedete, il vino ha effetti positivi. E poi c'è Teognide. Teognide è un altro lirico di cui ci è pervenuto una silloge dedicata a un giovane Cirno, che è una specie di manuale di educazione civica del giovane greco, del giovane aristocratico naturalmente. E lui dice, questo è Teognide: chi sorpassa la misura del bere non è più padrone della sua lingua né del suo senno. Dice cose sconsiderate che disgustano i sobri. Non ha ritegno per alcun gesto chi è ubriaco, e quello che prima era saggio diventa stolto. Poi sempre Teognido: il vino bevuto in abbondanza è male, se lo si beve con saggezza invece non è un male, ma è un bene. E poi il terzo e ultimo frammento di Teognide, elegia intera questa: due sono i pericolosi difetti del bere per i miseri mortali, la sete che estenua e la prostrante ubriachezza. Io terrò la mia strada nel mezzo. Nel mezzo è un'espressione importante per i greci, la misura nel mezzo. E non mi farò convincere né a bere più né a ubriacarmi senza misura. E poi questo, l'ultimo che vi leggo, è un frammento di Eschilo trovato in Ateneo, riportato in Ateneo: il bronzo è lo specchio dell'apparenza, il vino lo specchio dell'anima. E quindi, come vi dicevo, il problema era insegnare come godere di questo bene del Dio senza i rischi.
Ecco, a proposito della misura, per dirvi, lo veniamo a sapere sempre dai lirici, c'è un passo di Anacreonte, per esempio, che dice: portami un orcio, ragazzo, che io beva di un sol fiato, e mescimi 10 misure d'acqua e 5 di vino. Questa, vedete, è la misura canonica, 2-1. Non abbandoniamoci più tra gli urli e il tumulto come fanno gli sciti, ma beviamo saggiamente fra bei canti. Ecco. Ecco, ce ne sono tanti altri che ripetono sempre questa. Ah, ecco, no, c'è qualcuno invece, per esempio questo che adesso vi leggo, dice: perché la misura è diversa, perché aspettare le lampade? Di luce ormai resta soltanto un dito. Prendi le grandi poppe decorate. Dioniso, figlio di Semele e di Zeus, ha fatto dono agli uomini del vino. Vedete, si insiste sulla natura divina del vino. Oblio dei mali. Mischia una parte d'acqua e due di vino. In questo caso si fa il contrario, quindi vedete. Quindi le proporzioni, vi dicevo, variavano a seconda del livello di saggezza che si voleva mantenere. Detto per inciso, ecco, si potrebbe ricordare che anche Platone regola l'assunzione del vino nelle leggi, in questa peraltro inquietante legislazione platonica che vorrebbe regolato qualunque aspetto della vita. Allora, niente vino fino a 18 anni, perché non bisogna versare fuoco sul fuoco nel corpo e nell'anima. Fino ai 30 con moderazione. Verso i 40 si può invitare Dioniso per rimediare al disseccamento della vecchiaia, perché il vino diventa necessario all'uomo maturo, la cui anima indurita deve ammorbidirsi come il ferro nel fuoco. Questo è interessante. C'è qualche giustificazione in più a bere. Ecco, però c'è ancora qualcosa da dire sul vino, ed è l'aspetto erotico del simposio, perché finora non ne abbiamo parlato, ma il simposio aveva anche un aspetto erotico molto importante. Io non so se voi avete presente, nei vasi greci, quelli che vediamo sempre nei musei, c'è spesso un personaggio sdraiato sul simposio, che con la mano destra, naturalmente, nella mano destra tiene come un po' in equilibrio una coppa. Beh, questa è una cosa che io ricordo che a scuola sentivo parlare al liceo, che il professore ci parlava del cottabo, che con in mano, ma io non ho mai, il lancio del cottabo. Devo dire che allora io pensavo che fosse, come non dico, un giavellotto, perché non poteva esserlo in un simposio, ma invece il cottabo era un gioco siciliano che gli ateniesi avevano importato dalla Sicilia, dalla Magna Grecia, dalle colonie della Magna Grecia, e consisteva in questo. Stando sempre sdraiato sul triclinio, era una specie di dichiarazione d'amore. Tenendo questa coppa in mano, la persona che la teneva la doveva lanciare su un oggetto, su un obiettivo, che poteva essere per esempio una piccola barchetta messa su una vaschetta piena d'acqua, e doveva colpirla e affondarlo, qualunque altro, un gioco di precisione col lancio del vino. Ma prima di farlo diceva: questo lancio è per te, e diceva il nome o di un'etera o di un paiskalos. I bei ragazzi, quelli che i ragazzi corteggiavano, ricordate Socrate anche sempre nei dialoghi di Platone che corteggiano i ragazzi, andavano con gli amici a vedere quali erano i ragazzi, qual è il più bello, qual non è il più bello, erano corteggiati anche con queste dichiarazioni d'amore. Quindi l'aspetto erotico del simposio è un aspetto anche molto importante anche per, sia perché questo è un'occasione per gli uomini di avere i rapporti con una delle donne, che l'uomo greco, sapete che lo dice Demostene, aveva tre donne, no? Aveva la moglie, Paidone Parotognesion, che vuol dire per la procreazione dei figli legittimi. Aveva la Pallache Testutomatos Cerapeias, che vuol dire per la cura quotidiana del corpo, quindi è come una moglie con la quale hai rapporti quotidiani, perlomeno si immagina, e poi la Etera e Donè Seneca per il piacere. Vabbè, quindi niente di particolare che qui ci siano dei rapporti fra i convitati e le etere. Meno noto è invece il rapporto molto interessante che si stabiliva fra il cittadino adulto, l'Erastes, l'amante, e il Paiskalos, che era il bel ragazzo, che era l'Eromenos, il giovane amato, la famosa pederastia, questo rapporto amoroso sessuale che faceva parte,
che era fondamentalmente la paideia, cioè la formazione, l'educazione del ragazzo greco, che dall'adulto che doveva corteggiarlo secondo regole molto precise, non doveva per esempio regalargli soldi, ma poteva regalargli solo piccoli animali, ci sono lì, sempre nei vasi greci, lo potete vedere, e doveva soprattutto dimostrare di volere lui per il suo intelletto e non per la sua bellezza. E quindi ecco, questo il simposio, il momento del simposio, un altro momento nel quale nascevano questi amori che erano molto importanti e che purtroppo mi capita spesso di vedere su internet confusi con la pedofilia, perché c'è spessissimo questa confusione fra la pederastia e la pedofilia, che sono ovviamente tutt'altra cosa, e qui non ho bisogno di dirlo, perché la pederastia era una istituzione nobile che serviva, come vi dicevo, a formare il cittadino, perché dall'amante il giovane amato imparava ad essere un cittadino. Poi naturalmente quando lui diventava cittadino avrebbe a sua volta avuto un giovane amato. Doveva cambiare il ruolo sessuale, perché non era virile avere un ruolo sessuale passivo oltre una certa età, però era una istituzione socialmente, eticamente, l'etica sessuale dei greci era diversa dalla nostra, quindi vedete che il simposio è molto interessante anche per questo vi dico, era parte della paideia, era una specie di educazione civica del giovane greco. Lasciamo stare il cottabo. Sull'aspetto amoroso, vabbè, ci sono tante liriche, per esempio Anacreonte: porta l'acqua ragazzo, porta il vino, porta fiori in ghirlanda, porta tutto, io voglio fare a pugni con amore. Quindi vedete, e tra l'altro un'altra cosa che ci pensavo così, io non ricordo di avere mai, quando ero al liceo e leggevo i lirici greci, pensato che fossero stati scritti per dei ragazzi o in occasione così, invece questo dimostra come a volte bisognerebbe anche studiare in modo diverso l'antichità greca e romana. Va bene, allora cerchiamo di concludere sul simposio, sennò poi non abbiamo tempo per il convivio. Quindi nel corso del simposio diciamo che si sperimentavano i diversi piaceri della vita, imparando la misura, quella misura che era la regola di vita dei greci. Quindi la mescolanza del vino e dell'acqua, che consentiva di non superare la misura, era una specie di simulazione di un'esperienza sociale e psicologica che era fondamentale naturalmente nella vita delle società aristocratiche. Ed era, come dire, una specie di sperimentazione sociale della morale dei greci, perché la morale dei greci non era né un ideale di ascesi, perché i piaceri della vita i greci li apprezzavano ampiamente, quindi non era un ideale di frustrazione, ma era un ideale di godimento dei piaceri della vita con misura, la misura. Realizzando l'ideale dell'equilibrio e della misura, quindi il simposio era lo strumento della educazione civica dei giovani aristocratici. Ecco, questo fondamentalmente era quello che vi volevo dire del simposio. E che però c'è qualcosa ancora da dire, il cibo, perché poi c'era anche si condivideva anche il cibo. Che cosa? Ma allora, il cibo lo si mangiava, come vi ho detto, nella prima parte del banchetto. Poi si passava alla seconda parte, allora nella quale poi si cominciava, questo è l'aspetto anche importante, la conversazione sul tema che era stato sorto, l'amore, la giustizia, eccetera, eccetera. Il cibo era si gustava nella prima parte. Che cosa si mangiava? E poi anche la conversazione cambiava. La conversazione era libera durante la parte quella in cui si mangiava, poi diventava regolata secondo gli interventi, secondo il simposiarca che dava e toglieva la parola. Allora, ma che cosa mangiavano? Vediamo che cosa mangiavano. Ecco, questa è la cosa interessante. Dovete sapere che noi abbiamo un po' l'idea che i greci mangiassero quattro cose, che erano le olive e pesci, è vero, mangiavano molto i pesci, tant'è vero che c'era un termine per definire gli amanti dei pesci che era opsofagi. E addirittura c'è Socrate in un dialogo di Platone che dice: amici, vogliamo discutere che cosa rende un uomo un opsofago? Quindi era un termine usato, molto importante. Ma noi abbiamo l'idea che il cibo greco fosse, invece no, i greci erano dei grandi gourmet. E
c'erano molti chef famosi, noti, che venivano soprattutto dalla Sicilia, cioè la patria dei gourmet e della buona cucina. Non era la Grecia terra madre, ma erano le colonie siciliane. C'era addirittura un tal Miteus che viene citato da Platone nel Gorgio come il Fidia della cucina. Ecco, i cuochi siciliani sono anche i primi che scrivono dei libri di ricette. Qui ne ho una, per esempio. Taglia la testa al pesce nastro, lavalo e taglialo a fette. Cospargi di formaggio e olio. Questo è citato da Ateneo, che mi incuriosiva, perché fino a qualche anno fa si diceva che sul pesce non si metteva il formaggio. I greci lo mettevano e adesso si torna a mettere, perché si cucina molto, magari non tanto in Italia, ma all'estero molto spesso, in Francia per esempio, o negli Stati Uniti, col formaggio. Vabbè. Poi ci sono, per esempio, per darvi un'idea, ci sono delle notizie, chissà se è vero. Si dice che a Sibari, parliamo di nuovo di colonie, quindi in Magna Grecia, si dice che fosse stata approvata una legge che dava agli inventori di ricette il copyright per un anno. Quindi, se fosse vero, sarebbe il primo brevetto della storia occidentale. E si dice anche che i pescatori e i venditori di anguille, l'anguilla era considerato un pesce molto molto pregiato, fossero dispensati dal pagamento delle tasse. Quindi vedete che il cibo era una cosa importante. Comunque, quello che rende meglio l'idea della raffinatezza gastronomica dei greci è un aneddoto. E si dice che un tal Smindrides decide di recarsi in Grecia per chiedere la mano di una fanciulla a Sicione. Però era preoccupato per quello che avrebbe mangiato in Grecia, venendo lui dalle colonie. Chi gli garantiva che arrivato a destinazione avrebbe trovato cibo come lo voleva lui? Allora si fece accompagnare da 1000 attendenti tra pescatori, cuochi e sguatteri. Ovviamente un aneddoto, ma dà un'idea appunto di questo interesse dei greci per il cibo. E io, sì, perché è un po' contraria all'idea che noi abbiamo, appunto, almeno io ho sempre avuto dei greci che mangiassero, mentre i romani sapevano che ero dei gourmet, non avrei immaginato che i greci fossero così sofisticati. Questo per quello che riguarda il simposio. E adesso veniamo al convivio romano e alle differenze. Ti posso... Sì, come no, certo. Cose. Hai parlato di Alcio e di Lesbo... Sì. Una cosa curiosa è della natura divina del vino, che però è una natura relativistica, perché Sesto Empirico, se ricordi, quando parla del vino di Lesbo, ne parla piuttosto male, ne parla in senso relativistico, cioè dice questo è un vino che non deve essere bevuto. Perché è cattivo o perché... Perché procura, diciamo, danni, ma è un vino aspro comunque. È aspro, ma non era buono. Un vino con un altro è un argomento di Sesto Empirico a favore del relativismo, per cui del cibo un argomento filosofico. È poi vero. La domanda a te, Diotima nel simposio beve o no? E infine, sirene non sono domanda. Pesci. È bello. Le sirene non sono pesci, ma questo ve lo dirà... Cioè, le sirene, no. Le sirene non erano... Cioè, tutti noi pensiamo alle sirene come pesci, ma non erano pesci. No, certamente, erano degli uccellacci orrendi le sirene, erano cugine... Allora, parto con le sirene perché le sirene... No, perché tutti... le sirene erano degli uccelli, erano cugine delle arpie e si dividevano i compiti. Ricordate che si dice loro rapirono le arpie? Allora, le arpie erano quelle che rapivano i mortali, in particolare amavano rapire i bambini e li portavano nell'Ade. Le sirene erano uccellacci anche loro, con la testa di donna e le ali e il corpo da uccello, che nell'Ade ricevevano quelli che erano stati rapiti delle arpie e li accompagnavano da Proserpina e da Ade, ma invece di cantare melodiosamente sputazzavano e gracidavano purtroppo le sirene. È solo nel Medioevo che vengono, c'è un bellissimo libro di Maria Corti, Il canto delle sirene, che racconta la trasformazione in pesci. Invece nel mondo greco se si va ad Atene c'è un cimitero, il ceramico, dove ci sono moltissime
statue funerarie in cui c'è una donna, ci sono delle donne, visi di donne con le ali, sono le sirene, perché poi diventano, sono come dire, divinità delle tombe, della morte, quindi sono sulle tombe. Allora domanda, ma perché in Omero cantano? Perché quella parte dell'Odissea in cui si parla delle sirene è la parte in cui convergono tutti i canti folclorici di tutto. C'era già nel secondo millennio avanti Cristo, c'era un traffico enorme fra l'est, fra quello che non solamente il vicino oriente, ma tutto il mondo orientale. E nel mondo orientale, quindi molte leggende vanno e vengono, e nel mondo orientale c'era un uccellino canoro che incantava con la sua voce, quindi può darsi che sia arrivata da quella parte e poi mescolata e Omero le ha fatte diventare le seduttrici. Però tu mi avevi fatto un'altra domanda. Diotti, ma beve o no? Nel ecco, no, perché sai che non lo so, beve? Qualcuno lo sa? Nel simposio di Platone? No, probabilmente non lo dice ovviamente Platone, però Diotti, ma è così. Vabbè. Eri ottima da immaginare. Passiamo a Roma. Allora, vabbè, a Roma le cose sono diverse, perché a Roma i primi secoli, quanto tempo abbiamo? Poco? 10 minuti? Devo essere rapidissima. Allora lascio stare allora, partiamo dal momento in cui Grecia capta ferum victorem cepit, cioè la Grecia conquistata ha conquistato il feroce, non fiero, vincitore, e quindi tutte le mollezze dei greci arrivano a Roma, fra cui i bagni pubblici, per esempio. Prima si dice addirittura che i romani si lavassero una volta alla settimana, e invece appunto arrivano i bagni pubblici, le terme, e arrivano i banchetti. Allora, differenze enormi. Prima differenza: a Roma partecipavano ai banchetti anche le donne. Anche le donne per bene, le mogli, le madri partecipavano ai banchetti, il che sembra in contrasto con una legge che viene riportata da Dionigi di Alicarnasso, che viene attribuita a Romolo, e che dice che il marito poteva uccidere la moglie che aveva bevuto vino. E allora partecipavano ai banchetti ma non potevano bere vino. Se avessi il tempo vi direi tutto il dibattito che c'è sulle ragioni per cui le donne non potevano bere vino, ma non lo abbiamo. Comunque io penso che il fatto sia questa legge, che probabilmente è veramente esistita, era una legge dei primi secoli. Prima che Roma crescesse, diventasse da un piccolo borgo agricolo una città grande, internazionale, prima addirittura secondo me dei re etruschi, che hanno introdotto regole nuove, tra l'altro nel mondo etrusco le donne erano molto più libere, insomma, comunque in età questa contraddizione viene superata, le donne sono ammesse. Io volevo leggervi, vengono ammesse ai banchetti, e qui c'è un autore che vi voglio leggere perché è molto carino, è Ovidio, che dà dei consigli, povero lui, Lars Amandi, lui dà dei consigli alle donne, dico povero lui perché a seguito, dopo aver scritto questo libro, viene, come sapete tutti, mandato in esilio per questa ragione o altre per ragioni politiche, e dà dei consigli alle donne che vanno al banchetto. E questa è molto carina, perché a Ovidio piacevano le donne, devo dire, a un certo punto fa un discorso e spiega anche perché è più bello fare l'amore con una donna che con un uomo, il che è molto singolare nel mondo romano. Dice una donna, raccomanda, giungi tardi, fai che la tua bellezza passi sola al lume delle lampade, in ritardo giungerai più gradita, è gran ruffiana l'arte di farsi attendere. Sei brutta, han già bevuto, sembrerai più bella. Il buio farà velo ai tuoi difetti. Prendi in punta di dita le vivande, è un'arte pure questa che vuol garbo. Non ungerti la faccia con le mani, perché mangiavano con la mano, non ungerti la faccia con le mani e non aver prima cenato a casa. Smetti però quando sarai sazia. Questo mi fa pensare a quello che diceva Gabriella Tornatore ieri sul fatto che la donna a tavola, dimostrare piacere nel mangiare è una cosa importante nel rapporto erotico che si stabilisce a tavola, che si può stabilire a tavola.
Vedete che qui c'è una cosa che sembra quasi greca, una misura. Non mangiare prima a casa, se no non mangi niente, invece devi mangiare qualche cosa, però non mangiare troppo. Smetti quando ti senti sazia, mangia meno di quanto non potresti. Se pari da vedere se Elena intenta ingozzarsi di cibo, lo direbbe, si chiederebbe perché l'ho rapita. Quanto al bere, io credo che alla donna si addica molto e più che non all'uomo. Questo. Ti trovi bene, Bacco, con l'amore. Ma pure in questo, non passare il segno, bevi soltanto finché lo sopporti, reggano la tua mente e le tue gambe, che tu non vedo due al posto d'uno. È orribile veder donna giacere sozza di vino, non meriterebbe che d'esser preda al primo sconosciuto, e non crollare mai addormentata sopra la mensa, non è mai sicuro. Ti possono accadere mentre dormi, capita spesso, vergognosi guai. Questo è molto carino, come sempre Ovidio. Allora, altra differenza, vado proprio rapidissima. Allo spirito ugualitario del banchetto greco, per carità, l'ugualitarismo dei greci era all'interno di una certa classe, sia ben chiaro, non è che stiamo parlando, voi sapete benissimo che è così. Dunque, si sostituisce una gerarchia di valori sociali, perché i romani adottano anche loro i triclini. Plinio, per esempio, parla di un suo triclinio. Ne avevano quelli ricchi, ne avevano vari, parlando di triclini come stanze. Lui ne aveva uno a Laurento, uno sul lago di Como, e ne avevano vari, perché Plinio dice, per esempio, quando sento il mare che viene dall'Africa, che sbatte sulle coste, credo che Laurento sia vicino a Ostia, da quelle parti, durante l'estate stava, quando invece soffiava il vento, andavano da un'altra parte. I triclini erano cose bellissime, e all'interno c'era la stessa distribuzione dei triclini, 3, 3, 3. Però mentre i greci sul triclinio si sedevano così liberamente, nei triclini greci c'erano il posto summus, medius e imus, che vuol dire sommo, il più alto, quello medio e quello più basso. E venivano accomodati quelli che mangiavano, che erano invitati, a seconda dello status sociale, nel posto più alto, meno alto e meno alto di tutti. Quindi vedete una gerarchia molto forte. E poi ci sono anche delle differenze. A Roma c'è l'enfasi sul cibo, e qui mi piacerebbe poter, ma non ve le racconto, ci sono delle ricette, lì era importante il mangiare e si mangiava moltissimo. Se volete poi vi leggo cosa sono gli antipasti. Ma la cosa che vi volevo dire era anche il modo, proprio il bon ton del pranzo, perché quando arrivavano gli ospiti, qui non c'era niente di simile al simposiarca, al banchetto, niente assolutamente di simile al simposio, si levavano le scarpe. Allora, per prima cosa, devo dire, arrivavano, si levavano le scarpe e le davano a uno schiavo, il quale gliele restituiva al momento di andare via. E questo perché? Perché volevano mangiare comodi, giustamente. E infatti, invece di mettere la toga, se erano uomini, mettevano una veste leggera, colorata, che si chiamava sintesi, nella quale stavano più comodamente. Ecco, qui c'è una cosa interessante, questo non lo potreste mai immaginare. A Roma il cross dressing era normale. I romani usavano spesso andare a cena vestiti da donne. Come lo sappiamo? Lo sappiamo da una fonte abbastanza inaspettata, perlomeno, che è il Digesto di Giustiniano. Nel Digesto di Giustiniano, quindi siamo nel VI secolo d.C., primi decenni, c'è un passo di un giurista. Il Digesto di Giustiniano è una raccolta di passi dei giuristi dell'epoca classica. E c'è un passo che racconta questo problema che viene proposto, appunto. E il problema è: c'è un certo senatore che ha lasciato un legato, e ha lasciato come legato nel suo testamento, ha lasciato le vesti muliebri a una persona.
Però è nata una grande controversia, perché quali erano le vesti mulibri? Il senatore abitualmente andava a cena vestito da donna. Quando dice che lascia le vesti mulibri, parla di quali parla? Parla anche di quelle o non parla di quelle? Quindi lite fra gli eredi, i legatari e tutti quanti per sapere. Quindi vedete aspetti veramente impensati del mondo romano. Che altro raccontare in questi pochi minuti che mi sono rimasti? Beh, forse qualcosa sul cibo, perché questo va detto. Allora, a Piccio lo lasciamo stare, ma ecco, io vi leggo semplicemente l'elenco degli antipasti. Perché c'era il primo piatto, era la gustatio, l'antipasto. Allora, sentite quello che mangiavano come antipasto, lattuga. Tra l'altro, la lattuga era considerata, bisognava cominciare l'antipasto con la lattuga perché faceva bene. E leggevo poco tempo fa da qualche parte qualche dieta di queste cose dietetiche sui giornali femminili, che pare che mangiare lattuga all'inizio del pranzo aiuti a non ingrassare troppo. Chissà. Comunque, i romani avevano lattuga, erbe di campo, verdure, funghi, lumache, crostacei, pesci in salsa piccante, uova sode, formaggio, non è che mangiassero tutto, ma ne mangiavano molti, lumache, tonno essiccato, mammella di scrofa in salsa di tonno, aglio. Il tutto, tutte queste cose, venivano innaffiati con un vino che si chiamava mulsum, condito con miele, di cui Orazio dice «lava gli intestini prima del pranzo», perché il pranzo era quello che veniva dopo, perché il piatto forte, che poi erano tre piatti, venivano dopo. E quindi gli antipasti per questo si chiamavano promulsi. Ma evidentemente il mulsum non bastava a rimediare alla pesantezza degli antipasti, perché Cicerone raccomanda in una delle lettere ai familiari al suo amico Peto e dice «non riporre tutte le tue speranze nell'antipasto». Prima mi rovinavo l'appetito buttandomi su sardine sott'olio e salamini lucani, ora non lo faccio più. Ma poi gli dice, mi raccomando, quando offri una cena ricorda di non far mancare mai la ricotta. E a proposito di... Poi c'era il pranzo vero e proprio, appunto, che era composto di tria fercula, tre piatti pesantissimi. Se uno legge le ricette di Apicio, in cui prendono degli animali, dentro mettono dentro gli altri, 27 uova, sono cose orribili. C'è un ristorante, io sono stata portata una volta da alcuni colleghi in un ristorante romano che è stato fatto dal Ceneresse, il Ceneresse francese, vicino a Toulouse, vi assicuro che è un'esperienza terribile, non andateci mai. E poi finisce i dolci. I dolci spesso erano solo la frutta. E qui c'è una cosa, voi sapete, noi diciamo a bovo. Perché diciamo a bovo? Perché tra la frutta che si dava come dolce c'erano le mele, mala, e quindi la dizione originaria per dire tutto il pranzo era a bovo usque ad mala. E quindi noi continuiamo a dire a bovo senza sapere che ripetiamo una cosa dei nostri amici romani. E con questo, scusandomi, si vede che mi sono diduncata troppo sugli amati greci, volevo parlarvi del banchetto di Trimalcione, ma non posso e vi ringrazio. No! No, due minuti sul banchetto. Ma no, forse le cose che mi chiedevi, Trimalcione, no, prendetevi, c'è un film meraviglioso di Fellini, Petronio Arbitro, questo signore snobissimo, elegantissimo, che scrive questo banchetto di Trimalcione, che è meraviglioso perché è la miglior presa in giro del nuovo ricco che ha soldi mal acquistati, mal digeriti, ce ne sono tanti in giro, e quindi leggere Petronio Arbitro oppure vedere il film è una cosa. No, volevo dire a proposito delle cose che mi chiedevi tu all'inizio, oggi. Beh, no, oggi non c'è niente del genere, niente come il banchetto. Per quello che riguarda invece tutta la funzione sociale, quello che succedeva durante i pranzi romani, i convivi, certo, mangiavano, bevevano, incontravano delle donne, facevano affari, si scambiavano informazioni finanziarie e poi a me veniva in mente che c'è molto in fondo...
la funzione dei banchetti e dei convivi era un po' quella delle terme per i romani, dove facevano esattamente le stesse cose mentre facevano esercizi ginici o vasche. Quindi mi venivano in mente le spa di oggi, che sono i posti dove si svolgono oggi molte delle funzioni sociali che un tempo i romani svolgevano in quei siti. Va bene, basta, finito. Grazie Eva Cantarella, speriamo di averla l'autunno prossimo. Grazie di cuore Eva.